non giochiamo ai verdanaro. Premio d'ingaggio, pane e formaggio, e ogni viaggio sempre in tram. E quando abbiamo la palla al piede, sembriamo undici pelè. Grida la folla, viva viva la schiava. Siamo i campioni di tecchio, tripping e stop. Quando giochiamo, diamo tre gol di handicap. E senti urlare, hip hip hip, viva la schiap, viva la schiap. Sulla panchina, il mago vigile c'è, vale un Herrera, molte plagato, un pezzè. Anche il portiere, manda l'attacco perché nessuno ancora ci credete, ma io la rete ci segno. E quando abbiamo la palla al piede, sembriamo undici pelè. Marco, grida alla folla, eccole, viva, viva la schiava. Siamo i campioni di tackle, dribbling e stop. Quando giochiamo, diamo tre gol di handicap. E senti urlare, pip pip pip, viva la schiap, viva la schiap. Donchiamo le mani a tutti. I mezzi di comunicazione di oggi, non è un problema per un industriale del nord avere una fabbrica qui in Sicilia. Col suo aereo personale, il Commenda va e viene da Milano come se qui fossimo a Gallarate, invece che a Pizzusicco in provincia di Catania. È il progresso. Certo, grazie al progresso e alla cassa del mezzogiorno, qui a Pizzusicco è venuta su questa grande industria farmaceutica della quale lei, caro signor Ingassetti, entrerà a far parte con funzioni direttive. Grazie. E adesso le presento la sua segretaria. È un piacere averla con no, me. No, 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 questa non è la sua segretaria, è la mia, la sua è questa. Buongiorno. La signorina è un elemento prezioso e penserà a distradarla. Buon lavoro, Ingassetti. Grazie, dottore. Mi dispiace per lei, signorina, ma non ho alcun bisogno di essere distradato. Solo un pubblicitario nato io. Il mio cervello è una miniera di trovate, di slogan. Ma la strada per il campo sportivo, la sa? Che c'entra il campo sportivo? Io sono il nuovo capo della sezione pubblicità e propaganda. E come tale responsabile della nostra squadra aziendale di calcio. Calcio? Mi non so, mi sono l'allenatore, per me la pubblicità, la propaganda, tutto va bene. Il Commenda dice che se la squadra ha successo, hanno successo anche i prodotti, e per me va bene. Ma la squadra ha successo? Se colpa delle magliette, signore. Un momento. Rosario! Rosario, vieni qua. Dica, il Commenda non vuol capire che per i ragazzi è deprimente. Non afferro. Ma con questa scritta qui sul petto, i ragazzi si demoralizzano, poveretti. Male, malissimo, Baldinotti. Quella parola è la ragione sociale della nostra ditta. Devono andarne fieri e orgogliosi. Ma sul petto di un giocatore di calcio è come un marchio d'infamia. Lo sa che cosa succede quando i tifosi vogliono incoraggiare la squadra? Sa cosa gridano? No. Forza schiappe! 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 Sente! Sente! Forza schiappe! Poi quando le cose vanno male, con chi se la prende il Commenda? Con me, Poareto, col Baldinotti! Ma perché non vanno bene? Un disastro, signore, un disastro!
Mi scusi, non siamo i gialli noi. Appunto. Ebbene, allora se la palla è andata 4 volte nella nostra rete, sono 4 punti per noi, no? 4 reti per loro, ciò! 4-0 per quelli a strisce! Ma non si potrebbero cambiare le maglie? Mi permette un arbitro, prego. Ma l'uno capisce proprio un'ostrega de calcio. E domani arriva il Comenda da Milano. Chi lo sente il Comenda? 4-0 in casa. Dese in casa. La quinta sconfitta consecutiva. Se andiamo avanti di questo passo, la Schiaffa fra qualche settimana sarà il fanalino di coda del girone. Bella pubblicità per i nostri prodotti. Magnifica propaganda. Sono desolato, commendatore. Ma cosa c'entra lei? Lei è qui da troppo poco tempo per essere chiamato in causa. L'importante, Ingrassetti, è che lei sia ferrato in fatto di calcio. Mi dica, Ingrassetti, lei è ferrato? Ah, ferratissimo. E allora si sarà accorto che qui è Corea. Cambogia, commendatore. Vietnam. Sì, ma sa cosa ci dico io? Da questo momento deve essere Messico. Sì, signore. Adesso, Ingrassetti, lei va a casa, fa le valigie e partenza. E per il Messico? Ma che Messico? Lei va a Milano e mi ingaggia un bel mago. E perché a Milano? E dove lo trovare un mago, scusi, in Sicilia. Ma lei dice un mago, proprio un mago con la sfera? Un mago della sfera, come gli HK, HK1, HK2, quelli là, insomma. Non si preoccupi, andrò a Milano e le porterò un bel mago. Bravo, bravo, lei è un ragazzo sveglio, mi piace. Voi là per le trattative, mi raccomando. Lasci fare a me, tirerò sul prezzo come una massaia al mercato. Bravo, bravo, così col cavolo che ingaggia il mago. Si ricordi, Ingrassetti, che la nostra è una squadretta aziendale. Se vogliamo ingaggiare un mago, dobbiamo allettarlo con i milioni. Ah, se lei mi autorizza, io lo alletto. Autorizzo, alletti pure. Allora vado, alletto e torno. Buonanotte. Mi raccomando, deve essere proprio un mago. Ach, Petrosin, Basilicon, Alatokin, Mizaiski. Il signor mago permette? No. Veramente volevo esporre il problema. A me? Al mago KK? Ma allora secondo lei ho questa sfera perché ce l'ho? Per bellezza? Qui dentro ci sono tutti i misteri dell'umanità. La soluzione. Bagalù, i vostri segni zodiacali? Beh, veramente non vedo... Lo credo bene, sono io che devo vedere. Prego. Beh, io sono leone. Strano. Dalla faccia si direbbe Capricorno. E infatti ve lo dicono tutti. Naturale. E lei? Io sono vergine. Ne è sicura? Certo, sono nata il 14 settembre. Se lo dice lei. Ed ora silenzio. Vado a leggere. Magalù! Sposatevi presto. E siate felici. Signor Ingrassetti, e non mi aveva mai detto niente. Signorina, cosa si è messa in testa? Ma guardi che il problema non è mica questo. È questo. È sempre il primo problema, sia per la donna che per l'uomo. Sposatevi e sarete felici. Avrete 6 figli, 4 la signorina e 2 lei. Ma io sono vedovo. Ma lei che ha capito? Lei sposerà una vedova benestante e la signorina un ingegnere. Alto, biondo, moro, con gli occhi azzurri. Molto meglio di lei. Ed ora passiamo al secondo problema. Silenzio, mi devo concentrare. No, 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 no! In questa maledetta casa non riesco mai a concentrarmi. Questo maledetto telefono! Mi allontano un momento. Ah, non toccatemi la palla. Soffre il solletico. Bagalù, mi allontano un momento. Spegni tu. No, le partì il mago. Ah, non lo so, quando torna? Stia bene? Adalgisa, Adalgisa, questi non sono i 2 fidanzati di Abbiate Grasse? No, quelli là vengono alle 7. Ma allora questi chi sono? Non so io. Sono andata a aprire la porta, me li trovo lì davanti. Mi dicono che ti vogliono consultare. Cosa dovevo fare? Mandarli via? Con questi chiari di luna? Ma sul giornale c'era scritto chiaro, ricevo solo per appuntamenti. Ah, sì, mi hanno detto che hanno telefonato, ma era sempre occupato. Si vede che l'hai lasciato un'altra volta alzato. Ah, sì? E allora un'altra volta rispondi te, va bene? Perché qui è un continuo. Il fruttivendolo, il droghiere, il vinaio, il lattaio, il padrone dei ca. 2 volte al giorno telefonano. Ma secondo te che cosa debbo fare? Boh. E ora a questi che cosa gli dico? Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Di chi è quell'impermeabile? Quelli là.
Pensione Sorriso. Sì, signore. Facciamo pensione completa. Grazie. Appunto. I clienti devono consumare qui entrambi i pasti. Desidero conoscere il menù di mezzogiorno. Ma non si preoccupi se mezzogiorno è passato. Mi scusi un attimo. Dunque, risotto con funghi. Sgaloppine al marsala, patatine saltate, insalata mista, formaggio groviera, crème caramel, frutta fresca, cognacchino e caffè. Questo è un piccolo assaggio. Veramente è il nostro pasto al completo. Signorina, questo è un piccolo assaggio che il signor mago si è degnato di darci. Mi chiami pure professore. Come vuoi. Se poi loro vogliono continuare ad assaggiare, facciano pure con comodo, senza complimenti. Io intanto guarderò nella sfera. Per me è un libro dove c'è scritto tutto. Passato, presente, futuro, tutto. Io vedo tutto, leggo tutto, so tutto. Sa anche perché siamo qui. Certo che lo so. Allora sa anche che sono autorizzata a offrirle una forte cifra. Ma sì che lo so, scusa come ha detto. Un forte premio d'ingaggio, stipendio. La cassa malattia. Assegni familiari e tredicesimi. Ah, bene. Ecco, questo è il contratto. Non ci rimane che metterci la cifra. Sì, mettiamocela. E faccio io. Faccia lei. Pronto? Il vinaio? No, è fuori Milano il mago. Naturalmente terrò conto che lei lascia un esercizio molto avviato, come dimostra il suo telefono che squilla continuamente. Non mi parli del telefono, è un'indecenza. Chi mi chiama a destra, chi mi chiama a sinistra, chi mi chiama su, chi mi chiama giù. Sembro il barbiere di Siviglia. Eh no, caro signore, lei non immagina in un giorno quante telefonate. Diciamo cinque? Di più, di più, di più. Dieci? Di più, di più, di più, di più. Quindici? Di più, di più, di più, di più, di più. Chiudiamo a venti. Ma venti sono poche. Sono pochi 20 milioni. Sono pochi 20 milioni. Mi? Lioni. Con la M. Con la M. Ma non si potrebbe. Eh sì, naturalmente lo stipendio di un milione al mese è a parte. Che fa, accetta? Allora firma. Grazie. Eccoci arrivati. Questa è la sua nuova casa. Il giardino è abbastanza grande, vediamo il resto. Io intanto prendo la valigia. Ma no, lasci stare. Che c'entra? No, 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 non lo permetto. Lei conosce. Non lo permetto, non lo permetto. Ah. E la porti. La porti. Oh, naturalmente, quando si sarà cambiato d'abito, sì, le presento la squadra. La squadra mobile? No, di calcio. Ah. Lei sa cos'è una squadra di calcio? Certo che lo so. Sono mago, so tutto. Beato lei, beato. Grazie. Sapesse quanto la invidio. Tutto merito della palla. I ragazzi sono tutti pronti in attesa del mago. Parmete e Baldinotti. Piacere, KK. E presso a poco HH. Siamo lì, eh? Il commendatore ha telefonato che verrà fra breve per darle il benvenuto. Thank you. Bene, ci accompagni in qualche posto dove il mago possa vestirsi. Vorrà dire spogliarsi? Ma è logico che prima di vestirsi bisogna spogliarsi. Non faccia il pignolo, vada, vada. Da questa parte. Prego, dopo di me. Molto gentile. Oh, questo è lo spogliatoio dell'arbitro, il migliore, sa. Vuole che l'aiuti? A far che? A mettersi la tuta. Il mago la tuta se la mette da solo. Vada, Baldinotti, vada. Vado, vado. Oh, ha portato tutto, il turbante, gli amuleti. Sa, è la prima impressione quella che conta. Certo che ho portato tutto. La sfera! Abbiamo dimenticato la sfera! Ma che ho dimenticato? Ma non mi faccia ridere. Eccola qua. Un mago di professione non dimentica mai la sua sfera. La sfera fa sempre effetto. Ma questo contratto, signorina, mi dica un po', era proprio bisogno di usare questo frasario? Si impegna a prestare la sua opera di mago? Scusi, dottore, ma se il signor KK è un mago? Che significa? Anche Lenio Herrera era un mago, ma nel suo contratto con la Roma, sono certo, avrà la qualifica di allenatore. Perché un allenatore? Oh, bella, perché lei è un allenatore. Un allenatore? Come Baldinotti? Eh già, proprio come il Baldinotti, solo che il Baldinotti l'è una ciabatta, mentre la caca l'è il più mago di tutti gli allenatori. Comunque il commendatore ha firmato. Signorina. Ricordiamoci, ragazzi, il mago dovete chiamarlo mister.
Mi scusi, commendatore, io consiglierei professore. Professore? Perché professore? Beh, sa, è diplomato. Ma non dica stupidate, Ingrassetti. Si sa che un mago l'ha diplomato a Coverciano. Ma voi lo chiamerete mister. Allora faccia dire la parola completa. Cosa l'è? Mistero, misterioso. Ingrassetti, ma si sente bene? Ho capito, vada. Scusi. Senti. Non c'è un'uscita! Con permesso. Levatevi. Nello spogliatoio dell'arbitro. Sì. Il professor... Non c'è. Non c'è. Professore. 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 Sono qua. Qua dove? Qua, qua. Qua. Là. Ah. Professore. 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 Mi sto concentrando. Non c'è tempo da perdere, apra. E allora esco subito. No, 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 resti dentro. Dentro, detto. Che c'è? Dentro, dentro. Che intenzione ha? Nello spogliatoio dell'arbitro c'è una valigia, la prende, la porti qui, voli! Signor Ingrassetti? Sì, ecco. Aspetti qui. Io non ci capisco più niente. Lei non deve capire, si spogli presto. Adagio. Attento alla palla, sì. Attento alla palla. Non si preoccupi. Attento alla palla. Ecco, ecco fatto. Presto, faccia sparire questa valigia. E io che resto qua? Adesso può uscire. In mutande. Ah già, le vado a prendere i vestiti. Cosa aspetta, signorina? Vada! Commendatore. Signorina. Occupato! Siamo al contrario. Ecco. Mi scusi. Ma come si permette? Ma lei chi è? Il mago KK. Ah, lei. E cosa fa chi? Ma perché secondo lei i maghi non... Ah già, beh, sì, è giusto. Faccia presto, Te dici mi. Sì. Ma bene, ma bene. Ingrassetti, è occupato. C'è il mister. E dopo ci sono io. Ah, certo. Cosa fa quel mister lì? Caccia un po' la purga. E faccio aggiustare quella porta. Quale porta? Questa. Le porte si aprono da di dentro. È libero. Ingrassetti. Ma come, lei sa tutto, prevede tutto, legge nella sfera. Ma a Milano, quando gli ho fatto il contratto, non ha letto nella sfera che mi occorreva un mago nel senso di allenatore. E lei il tempo di leggere me l'ha dato? No. Mi ha detto firmi, firmi, e io ho fermato. E io ho combinato questo bel popò di guaio. Mi dispiace. Mi dica lei se questa non è sfortuna. Già. Riesco a trovare un fenomeno nel campo della magia. Magia. Che bestia che sono! Sì, ma non se ne vanti, non è tutto merito suo. Ma sì, è chiaro che lei sa tutto sul malocchio, sui sortileggi, sulle fatture. Non parliamo di fatture, sono il mio forte. Ma allora la cosa è semplice. Eh? Mi stia bene a sentire. Sì. Mi può preparare una mistura o qualcosa del genere in modo da trasformare i nostri giocatori in tanti campioni? Con il suo filtro avremo una squadra più forte della nazionale. Sì, avremo la nazionale col filtro. Ah, zacchi. Abracadabra! Abracadabra! Frum frum frum! Frum frum frum! Bagalù! Fai che la nostra squadra non perda più! Sì. Cosa dici? Comanda! Il tuo servo ti ascolta! Sì! Che dice, che dice? Sì! La danza!
Bagalù, Bagalù, la nostra squadra non perde più. Frum, 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 Bagalù, Bagalù, la nostra squadra non perde più. Frum, 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 Bagalù, Bagalù, balla pure tu. Bagalù, vai, vai, vai. Bagalù, Bagalù, la nostra squadra non perde più. Frum, 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 Bagalù, Bagalù, la nostra squadra non perde più. Frum, 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 Bagalù, Bagalù, la nostra squadra non perde più. Frum, 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 basta, se non mi spaventi gli spiriti. Ed ora dobbiamo invocare Belfagor. È necessario. Sì, Belfagor! 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 Fammi un favor! Belfagor! Sì! Dimmi! Cosa? Polvere nera! Pronto! Ecco! Sì! Ecco! Uranio! Che? Uranio! Ho dovuto comprarlo a borsa nera, non si trovava. Avaro! Dimmi, il bicarbonato! Sì. Fai presto! Ma a che serve? Per spezzare l'acidità. Ah, capisco. Belfagor! Fai tu! Che è successo? È scoppiato? No, ha digerito. Ah, comprendo. Allora è pronto. Certo. Ora bisogna farlo raffreddare. Ah, lo mettiamo in un frigorifero. Pazzo, assassino. Cosa credi che sia un budino di cioccolata? Ha bisogno di raffreddamento naturale. E dove lo portiamo? Dentro l'Etna. Ma lì c'è il fuoco. Non importa. E poi per tre notti bisogna mescolarlo. Per tre notti consecutive? No, intervallate. Ah. Ogni 29 febbraio. Ma il 29 febbraio viene ogni 4 anni. E che me frega? E che l'ho fatto io il calendario? Eh? E tu saresti un mago? Certo che lo sono. Belfagor? Sì. Bagalù? Bagalù. Frum, 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 ma va... Ed ora una domandina facile, facile. Qual è quel giocatore che può avere 3 compiti diversi? Punta, mezza punta, copertura e spola. Sono 4. 3 coperture e spola è tutt'uno. E allora qual è? Di quante lettere? Dai, non scherzare, basta riflettere un po'. Dunque, chi è che fa la punta? Il tempera labis. No, la punta la fa la mezza... La mezzadra. No, la mezza... La mezzaluna. La mezzanotte. La mezzala bestia. E ci va? Chi? La mezzala bestia. No, la bestia sei te. Io? Te. Il mago. Il mago! Sì, sono il mago, mago! Diplomato in astrofisico chiaroveggenza e in chiaro cartomanzia, autorizzato dalla questura. Tu mi hai fatto firmare il contratto come mago. E se ora il commenda mi licenzia, mi deve pagare il contratto per intero. E mi deve dare anche tutta la liquidazione. A me invece mi liquida a calci nel sedere e mi fa pagare tutti i tuoi danni. Non me ne importa niente. Perciò ti costringerò a impadronirti della materia. Dovrai fare come ho fatto io, che ho passato notti insonni su queste libre. Guarda. I campioni vi insegnano il calcio. Oh, oh. Mario Corso vi insegna il calcio. Oh, oh. Persino Rocco, Rocco. Fammi vedere. Che cerchi? I suoi fratelli. Rocco, Rocco, l'allenatore che ci insegna a giocare a calcio. Ma allora tu conosci la materia? Certo che la conosco. E beh? Per erudire te mi sono fatto una cultura calcistica io. E tu non mi erudire. Se sai quello che devo fare, perché non me lo dici? E tu lo faresti? Se è per farti un piacere. Oh. Per incominciare, domattina porterai i ragazzi a ossigenarsi. Ecco, così mi sembra che va bene. Facciamo pure la messa in piega? No, no, solo ossigenare. Me li faccia tutti come questo. Ah, sì, che sì. Che ne dice Baldinotti? Ma mi non so. Mico ho sempre giocato nel Portogruaro e in Serie C questi sistemi, diciamo, un po' frivoli non si usavano. Male, Baldinotti. Male. Ecco. Un tocco in più, de genere vera. E pensare che non l'hanno fatto giocare col Brasile. Hanno fatto benissimo. Ma lei che è d'accordo con Valcareggi? Certo, se incominciamo a far giocare gli scrittori, poi vorranno giocare gli attori, gli uomini politici. Talia, Talia, come è finito? Pare per malissimo. La bambola. Rosario, tocca a te. Ah, io sono il capitano. Mi son cone, lo obbedisco. Prego, si siede, prego. Fermo! Baldinotti, che cosa fa qui tutta la squadra? Perché non è ad allenarsi? Ordine del mago, signor. E i giocatori devono farsi tutti biondi e il è un sistema suo.
Come al solito lei, Baldinotti, non ha capito niente. Il mago non intendeva tutta la squadra, intendeva solo il portiere. Siccome il portiere non ha la maglietta gialla, per distinguersi dai suoi compagni si fa i capelli biondi. Non è così, mister? Certo che è così. Baldinotti, lei non ha capito niente. Ma qui uno c'è il portiere. Non c'è il portiere? E chi sei? C'è lo stopper. E va bene, da domani giocherà in porta. E trattandosi di un incontro in trasferta molto impegnativo... Sì, certo, è una richiesta del mago. Appunto, così potrà tenere sott'occhio tutta la squadra. Lei mi autorizza ad autorizzare, commendatore? No, signorina, grazie, non raddoppio. Va bene, commendatore, la terrò informata, o segui. È fatta, si va in ritiro. Oh, bene, così potrà tenere tutta la squadra sott'occhio. Che c'entra la squadra? È il mago che devo tenere sott'occhio. Lo obbligherò ad adottare i miei sistemi di allenamento, le mie impostazioni tattiche... E domenica vinceremo sicuramente. Se ho capito bene, questo ritiro si fa in un posto ritirato. Ritiratissimo, lontano dalle distrazioni e dalle tentazioni. Senza donne e senza cina. Nemmeno a pensarci. Il bar c'è. Ah, no, il bar non c'è. Ma si potrà avere un cappuccino. Ah, cappuccini quante ne vuoi? Ragazzi, non a caso è stato scelto per il vostro ritiro un convento. Qui potrete fare, oltre gli esercizi fisici, quelli spirituali. E domenica scenderete in campo temprati nel corpo e nell'anima. Dico bene, mister? No. Dici male. Malissimo. Fatevi bene in testa che il mago sono io e lo faccio a modo mio. Dico a te, Ingrassetti. E tanto per incominciare, il ritiro lo scelgo io. C'è una cosa seria, ricordatelo ragazzi. Pochi passaggi, ma buoni. Libertà. Tranquillo, mister. Ci studieremo l'avversario. Ho occhiato due avversari. Due cenciavanti bionde in bikini. Bonjour. Si vous voulez vous défendre de Papagalli, je peux vous apprendre une méthode. If you want to defend yourself against Papagalli, I can teach you a method. Poliglotta lei? Sa anche lo svedese? No, no, questo no. Peccato, Greten. Non ci puoi insegnare il metodo per difenderci dai pappagalli? Scintilla! Ho agganciato due svedesine che sono la fine del mondo. E dai, andiamo, sono due. Ma perché? Questa la botte? Cammelo! Cammello, due svedesi. Francesi sono, ne vuoi una? Sono meglio le mie, cammello. Piano, soffro il congiopelo. Baldinotti! Beh, vadi, vadi. Come non detto. Non ci vadi. Dunque, quanto c'è l'amore?
Per piacere, mi fa sollecitare Pizzosicco. Ma non ha già parlato? Sì, alle 9, ma questa è un'altra chiamata. Annulli per cortesia Pizzosicco. Ma sei matto? Mi vuoi fare litigare? Non avete già litigato oggi? Sì, due volte. E allora basta, è un ordine. Sono o non sono il capitano della tua squadra? E allora mi devi obbedienza. No, Rosario, nemmeno come capitano mi puoi costringere. Io non farò mai questo a Maria Antonietta. Ma che ti prega di fare? Non devi fare niente. Sono io che spero di combinare qualcosa se mi dai una mano. Ah, eccole, stanno là. No, Rosario, no. Andiamo, basta che mi fai restare solo con una. E io non resto solo con l'altra. Va bene, mica ti mangio. Ci fai un po' di conversazione. Parlaci di Maria Antonietta, dai. Bella, bellissima. La più affascinante ragazza di Pezzosicco. Forse di tutta la Sicilia. Occhi neri, capelli neri. Quando la guardo impazzisco. Il carattere è un po' impulsivo, ma non è un difetto. La donna deve avere temperamento. Quando si arrabbia è più bella. E quando ti bacia? Ti bacia così, Maria Antonietta? Metti che lo venga a sapere il commento. Lo so, se licenzia te deve pagarti il contratto. Se licenzia me sono un uomo finito. No, tu sei un uomo fissato. È un incubo. E se continui ancora a parlare del commenda, va a finire che lo vedi veramente. Sarà contento delle camere, commendatore. La vista è sul mare, come grazie. Piace a me. Già fatto salire i bagagli. Bevi. Bevi un goccetto, vedrai che ti sentirai un leone. E smettila con quella faccia da 2 novembre. Su, devi essere allegro, non pensare a niente. Guarda, si usio, sorridi. Sorridi. No, non sorridere. Non è cosa tua. Non sorridere. Bevi. Sì, non ci pensare al commenda. Il commenda! Là. Dove? Là? Ma là non c'è nessuno. Scusa. Ti dico che l'ho visto! Ma non c'è nessuno! Ecco, vedi, sei un visionario. Bevi questo e vedrai che contro le visioni. Bevi, tutto. Cosa c'è, signorina? Non ci piace l'ambiente? Commendatore, posso parlarle con franchezza? Unca. Non mi piace il suo modo di comportarsi. Oh, signorina, lei è la segretaria più sospettosa che abbia mai avuto. Un uomo indaffarato come me decide di riposarsi 2 giorni in un posticino come questo. Cosa c'è di strano? Le camere prenotate da un mese, commendatore. Buonasera, commendatore. Buonasera. Ci porti dello champagne, Don Perignon o Cristal? Ma dannata, eh? A me un'acqua tonica. Senta, Stella, lei non è mica un giocatore in ritiro. Un'acqua tonica. Va bene. Le dirò la verità. Ma mi raccomando, io sono venuto qui per seguire la mia squadra. Coraggio! No, grazie, mi sento già un leone. E bevini un altro, così ti sentirai 2 leoni. Coraggio! Apri la boccuccia, bevi. Don Perignon del 54 per il commendatore Cazzaniga. Che c'è? Che c'era una mosca? Hai sentito? Ha detto commendatore Cazzaniga. E vedi, commendatore in Italia, lo sai quanti siamo. Noi siamo un popolo di dottori e di commendatori. Sì, ma di Cazzaniga. E di Cazzaniga, a Milano ce ne sono più dei commendatori e dei dottori. Su, bevi, coraggio. Divertiti. Vieni, ci penso io per te. Sì. Si può plebris. Oh, scuse. Prego, venga. Sisio! Ceccio! Su, balla con questa bella ragazza! Ma non so ballare! E che importanza! Ceccio, balla! Metti una mano sul fianco, la mano nella mano, avanti! March! Destra, sinistra! Cambia il passo! Cracca! Ma non parli con forza! Vai! Non mi credo. Se è solo questo il motivo, perché tanto mistero? È a causa di mia moglie, vede, lei non approva che io dedichi tanto tempo a... Alle sue segretarie. Ma no, alla mia squadra. Ingrassetti. Adesso mi crederà, signorina. Le dirà lui come stanno le cose. Ingrassetti! Mamma mia, il commendatore! Come? Da domani sono disoccupato.
Commendatore? In Grassetti. Chi è lei? Sono un suo dipendente, commendatore. Chi è rispetto alla squadra, è o non è il responsabile? Sì, sono responsabile io di tutto, commendatore. Ed essendo responsabile, anche l'accompagnatore. Ho accompagnato la squadra a dormire alle 10 in punto, commendatore. E dove? Beh, ognuno nella sua camera. Oh, porca malura, ma dove sono queste camere? È un po' al primo piano, un po' al secondo e qualcuna anche al terzo. Ingrassati, mi stia bene a sentire. Lei ha il dovere di stare sempre vicino alla squadra, giorno e notte, non mollare mai. E io non mollo mai, commendatore, sto vicino alla squadra, vicinissimo. Ha sentito, signorina, siamo vicinissimi. Non mi dirà che la squadra è in ritiro in quest'albergo? No. Sì, cioè, ma che fai? Pensa ancora al commenda. Sto parlando con il commenda. Buonasera. Oh, mister, è qui anche lei, eh? Allora la squadra è vicina, so che un mago vuole sempre la sua squadra sott'occhi, è vero? Verissimo. Ingrassetti, con lei faremo i conti dopo. Stop! Venite a salutare il commenda. Buonasera, ragazzi. Buonasera, commenda, siamo qui col mago, ci stiamo divertendo un mondo. Bravi, bravi, bravi. Allora, signorina, si è convinta, abbiamo il mago con i suoi ragazzi. Incredibile, il ritiro in un grande albergo pieno di tentazioni. Mai una squadra di calcio avrebbe scelto un posto simile. Sì, ma KK è un mago e come tutti i maghi c'ha il suo sistema. Mister, la signorina e io vorremmo assistere a una sua lezione di tattica. Con piacere, commendatore. Ragazzi, domani mattina alle 10 in punto si tattica. Va bene. Ecco fatto. E ora, ragazzi, a me gli occhi. Attenzione. Attenzione! Come vedete in questa lavagna c'è uno schema che ci porta dall'uno all'uno. Il numero uno, per chi non lo sapesse, è il portiere. Mentre il due e il tre, sapete cosa sono? I terzini! Silenzio, Baldinotti! Non faccia la spia! Non suggerisca, lo so! Ma lo so che sono i terzini! Terzini d'ala! Lo stopper... Lo stopper non c'è, neanche qui. Lo stopper è il 5. Il 5 non si può, perché il 5 non entra nel 3. Ingrassetti, Ingrassetti, sveglia! Io non ho chiuso occhio tutta la notte per preparare lo schema e tu dormi ancora. Almeno l'avessi imparata. Guarda sugli appunti, lo stopper, dove lo metto lo stopper? È sul centravanti, mister, il 5 va sul 9. E io tolgo il 4. Prego? 9 meno 5, quanto fa? 4. E allora? Ah sì, cioè lei libera dal marcamento il numero 4, sì. Il mediano di spinta, Sì, per non spingere troppo, perché avanti c'è posto. C'è posto, sì, c'è posto. C'è posto perché lei con il suo acume crea gli spazi liberi, sì. I vuoti. I vuoti a rendere. A rendere più facile il gioco delle punte, il 9 e l'11. Ah sì, il ambosecco su Cagliari. Ah, esatto. 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 Infatti nel Cagliari questo gioco è svolto da Riva e Gori. Alle spalle c'era. Chi c'era? C'era il centrocampista. Ora non c'è più. Chi? C'era. Ma c'era, c'è. Sente, se c'era, c'era. C'è, c'è, c'è. No, c'è. C'è, c'è, su c'era. C'era, c'è, e c'è. E allora se c'era, c'è. No, no, c'è. Ingrassetti, se c'era, c'era. C'è. Cretino, c'era di nome. Non offendere col cretino. C'era, c'era o non c'è? C'era il nazionale, c'era. Il nazionale. Ingrassetti, Ingrassetti, questa lezione di tattica la devo fare io o tu? Lei, mister. E allora non mi confondere! E spero che tutti quanti avete seguito attentamente tutto quello che io ho detto. Lei, commendatore, ha capito qualcosa? Ma, nelle grandi linee... Non sia evasivo, non dica bugie. Ha capito o non ha capito? Francamente no. Perfetto! E sono convinto che tutti quanti non avete capito niente. Il tema di questa lezione è come confondere le idee ai nemici. E possiamo raggiungere un risultato solo per gradi, incominciando dagli amici. Bisogna mescolare le carte, intorbidare le acque. Questo è il vero segreto di un mago. E in questo sei un vero maestro. Ma si capisce, questa è la pretattica, no? È calcio moderno, è algebra. Per me veramente è arabo, ma se lui è un mago... Allora andiamo. Sì. Scusi, commendatore, e se ne va già, e non le interessa la teoria? No, Ingrassetti, a me interessa la pratica. E l'avverto che se domenica la Schiap non vince, le conviene Parpagotto. Lei è il suo mago. Ha ragione il commendatore.
Le chiacchiere stanno a zero, Ingrassetti. I fatti sono fatti. Sono con te che siamo tutti d'accordo. Ah, Ingrassetti, se perdiamo il conto dell'albergo lo paga lei. E anche il mio. Il mio, sì. Sì. Niente colazioni stamattina, siamo indisposti. Ma che dici? Scusi, siamo dispostissimi. Sì, tre colazioni, al completo. Latte, marmellata, burro, formaggio. Sì, e qualche banana. Tutto. Tanto domenica vinciamo. Ma come vinciamo? A pensarlo è solo follia. Se ti affidassero il Brasile e tu lo portassi in ritiro in questo albergo e domenica il Brasile dovesse incontrare la Schiap, sai chi vincerebbe? Chi vincerebbe? La Schiap. E io non te l'ho detto che vince la Schiap. Ma domenica non incontriamo il Brasile, incontriamo il Marino di Sicilia. Ed è più forte del Brasile. Siamo noi che siamo più deboli degli altri. Siamo la squadra peggiore del mondo. Ma lo vuoi capire che dopo questo ritiro i ragazzi non avranno più la forza di scendere in campo? Saranno rammolliti, fiacchi, stanchi. Lo vuoi capire, sì o no? E tu insisti a dire che domenica vinciamo. Se tu non ti sei sbagliato. Sbagliato come? L'arbitro, sei sicuro che è lui? Ma sì, ho telefonato alla Lega, è un certo Concettino lo brutto. Da Siracusa? No, quello è lo bello. Ah. Questo è lo brutto, abita in un paese qui vicino, a un'ora di treno. Ma di un po', non avrai mica intenzione di comprare l'arbitro? E che me ne faccio? È pure brutto. Se vede... Mi scusi, lei è il proprietario del bar? Sì, sì. E Concettino lo brutto? No, no, Concettino è mio cugino, io sono Rosolino. Ah già, l'orologiaio, il cugino fa l'orologiaio. Senta, potrebbe darci qualche informazione sul conto di suo cugino? Beh, sul conto di mio cugino non c'è niente da dire. Guardi che c'è un equivoco, noi non facciamo parte della questura, facciamo parte di un comitato che avrebbe assegnato un'alta onorificenza a suo cugino Concettino lo brutto. Ah, e perché a lui? Perché si vede che è il più meritevole. Veda, noi durante l'anno facciamo una lista di molte persone. A proposito, lei come si chiama? Rosolino. Ah, Rosolino lo brutto. Mi dai la lista per cortesia. Voglio vedere se c'è scritto anche lei. Lei sa leggere? Certo che so leggere. Sa anche scrivere? E ci mancherebbe. Un fenomeno, un fenomeno. Se permette, leggo io. Concettino lo brutto, punti qualità 340. Rosolino lo brutto, punti qualità meno 1, 339. Non ce l'ha fatta per un punto. Quindi non c'è persona più qualificata di lei che ci può dare qualche informazione sul conto di suo cugino. Ma lei mi garantisce che rimane fra di noi? Ma certo, è anche nell'interesse nostro. Assoluta segretezza. Venga, venga. Potrebbe essere il bilanciere. Ma quale bilanciere? È saltata una molla. Ma scusi, lei orologiaio è, come fa a saperlo? Lo apra e vedrà che è saltata la molletta. E permesso? Si accomodi. Mi scusi, una domanda. Dica, dica. È lui? Ma chi? Mi perdoni. Prego. Ho visto la sua fotografia una sola volta su un giornale. Lei non è il famosissimo mago KK? Sì. E lei il dottor Francesco Ingrassetti da Catania, coniugato con due figli, abitanti in via Rapisardi 3, quarto piano. No. Non è vero? No, dico ma è incredibile. Allora lei non crede al mago KK? Ma allora scusi, perché mi cerca? Sono tre giorni che mi corre dietro da un paese all'altro. Sa anche questo? Certo, e le dico anche il perché. Lei ha subito un furto di 386.000 lire, sparite da casa sua. Per piacere, una sedia. Gli dia una sedia. Oddio. Cado. Non cada. Cado. Non cada. Fermo. Bagalù. Ed ora passiamo al colpevole. Domenico Cucinella, 66 anni, professione domestico. Impossibile. Nulla è impossibile per il mago KK. No, dico è impossibile. Domenico è persona fidata e sta con noi da 30 anni. Ah, lei si fida più di lui che di me. Comunque faccia quello che le pare. Però la refurtiva è nascosta dentro il bagno. Terza mattonella, seconda fila a sinistra. Ce l'ha presente il bagno, sì. Eh? Sì, sì. Sì? Sì. Lì. Ed ora lei ci crede che è saltata la molletta? Eh? Eh? Grazie, professore, il suo onorario. Stupidaggine, dottor Ingrassetti. Però le do un consiglio. Vada a Catania, prenda un aereo. Corra, voli.
Recuperi la refurtiva e faccia arrestare Domenico Cucinella. Sì, sì, vado. Fenomenale, fenomenale! Ma lei non è un mago. Lei è un mosso, eh. Ma come fa? Dono di natura, fluido. Guardo negli occhi, leggo e scopro tutto. Nella cornea. Scopro anche le corna, se no, ci sono. Intendevo dire nella pupilla. Ah già, mi permette? Concettino lo brutto, anni 42, coniugato un figlio. No! Sì! Sì, sì, ma mia moglie... Sua moglie non sa niente. Ufficialmente suo figlio è il figlio del farmacista, eh? Giuseppina Patanè, ricchissima, quindi lei ha sposato sua moglie per i soldi. Eh? Beh, c'è scritto così. 10 anni più di lei, cattivo carattere, brutta... E ora che c'è? Sospetta! Sospetta del ragazzino? No, della ragazzina, Rosalia Capizzi, 18enne. Domestica di casa. Sa anche questo? Finché lo so io niente. Il guai è quando lo verrà a sapere sua moglie. Legga, signor mago, per piacere. Pericolo c'è. Dipende. Lei fa l'arbitro? Sì. E domenica arbitrerà un incontro di calcio tra Marino di Sicilia e la SCAP. Sì, ma che c'entra? C'entra, c'entra. Sta tutto lì. In panchina, il mister. Ma se è un mago, sarà un suo sistema. Oh,
Pertanto è doveroso sottolineare in questa mia relazione che l'arbitraggio del signor Concettino Lobrutto è stato semplicemente impeccabile. Ha scritto? Impeccabile. L'imparzialità del direttore di gara, favorendo ovviamente la squadra più forte, e cioè la nostra, ha fatto scatenare la furia dei tifosi locali. Ha scritto? Locali. Pertanto l'affermazione della Schiapp, che sul piano tecnico è andata al di là del risultato di 2-0 deliberato dalla Lega, è un sintomo di risveglio dovuto esclusivamente al nostro nuovo allenatore, Mr. KK, che domenica verrà preso a Pernacchi. A che punto siamo? Alle Pernacchie. Alle Pernacchie. No, signorina, questo non lo scriva, no! Però è quello che succederà domenica, quando tutti ci sveglieremo da un bel sogno. I tifosi di avere la squadra in Serie C e io di essere il capo di questo ufficio e di percepire uno stipendio. Ma domenica giocheremo in casa. Perderemo in casa, signorina. Perderemo. E per disgrazia ci sarà anche il commendatore. Secondo in Grassetti, che sono venuto apposta da Milano per vedere se facevano progressi. E li vede? Li vede, vero? Se ci devo dire la verità, i ragazzi li trovo un po' giù di fiato, eh? Ma non si vive di solo fiato. Voglio dire che per fare dei gol non serve il fiato. E ci vogliono le idee lucide, la visione del gioco. Ah, quel schede è vero, sa? Guardi là il Tonino come se smarca, bravo. Bravo, Tonino. Forza Tonino! Forza Tonino! Cross, dov'eri? Anche svegliarsi un po' prima, Benedetto. Oh, senza togliere niente ai suoi meriti, vero, mister? Ma se Tonino 2 mesi fa non si addormentava, ero ancora me, l'allenatore della squadra. Perché se Tonino dorme, che succede? E dorme tutta la squadra, ciò. Tonino, sei il 70% del rendimento della squadra. Se gira Tonino, e girano tutti. E ora che fa? Gira, gira. Gira, e come, signor, che gira? E prima perché non girava? Ecco, vede, Elga ha un carattere fragile, è vero. Non per far pettegolezzi, ma mi han detto i suoi compagni che la figlia del sindaco lo faceva disperare. Sì. Non sono una ragazza come le altre, caro Tonino. Intanto sono la figlia del sindaco. E poi, se permetti, sono la più bella di Pizzusicco. E forse da tutta la Sicilia. Potresti anche essere più gentile e levare quel forse. Oh, scusami, senza forse. Poi non ti lamentare se mi arrabbio. Quando ti arrabbi sei più bella. Io ho un carattere forte, impulsivo. Una donna, a mio modo di vedere, non è una donna se non ha temperamento. Sei piena di qualità stupende. Esatto. Mentre tu, riconoscilo, vale pochino. Lo riconosco. Certo, a tuo modo di vedere, vicino a te non sono niente. Perciò non ti stupire se esito, se tentenno. Non sono affatto sicura che tu vada bene per me. Hai ragione. Io non vado bene per te. Questo non l'ho ancora detto. No, no, lo dico io. Io vado bene per una ragazza che è come le altre. Che non è la più bella della Sicilia e nemmeno di Pizzusicco. Non è la figlia del sindaco, non ha un carattere forte, non ha temperamento. È bionda, svedese e si chiama Gretel. È quella che mi hai presentato a Taormina. La sorella di Ingrid. Ma dovevano tornare in Svezia? No, Gretel è rimasta. Mi ha scritto da Segesta. È andata a visitare le rovine. Comunque domenica giochiamo a Fontebella, che è proprio a 2 passi. Ci terrei a fare una bella figura davanti a Gretel. Guarda che il Fontebella è molto forte. Lo so. E noi siamo a corto di fiato. Perché non ti odisi al mago? E perché disturbare il mago? Lo sappiamo come si fa per fare fiato. Forza putei, andiamo, allargate le braccia. Forza, un due, corremo che vincemo. Un due, forza, più in alto con quelle gambe. Incosciente. Sveglia, mago, sveglia. Che c'è? Dov'è la squadra? Perché non è qua? No,
Qua ci sei solo tu che dormi come al solito. E adesso ci sei anche tu che scocci come al solito. Ma poi cosa vuoi dalla squadra? Voglio che si alleni, che si prepari. Lo sai che domenica giochiamo in trasferta e sai contro chi? Contro chi? Contro il Fontebella. E beh? Come beh? Incosciente, il Fontebella è in testa alla classifica, è la capolista. E noi batteremo la capolista. Noi? Sì. La capolista? La capolista. In trasferta? In trasferta. Se noi battiamo il Fontebella, sai che faccio? Che fai? Ritorno a Pizzusicco a piedi! Bene, bene, bene. Da quando lei ha preso le redini della squadra, caro Mr. KK, ne abbiamo fatta di strada, eh? A chi lo dice? 3 vittorie consecutive, 2 delle quali in trasferta. Bravo, mi congratulo vivamente con lei. Grazie. E anche con lei, in Grassetti, per la sua felice scelta. Grazie. Ma ci vorrà anche un premio, un aumento di stipendio. Quant'è lo stipendio? 180.000. Così poco? Bisogna portarlo almeno 1.000.000. Grazie, commendatore. Cosa c'entra lei? Io dico lo stipendio del mago. Ma il mio è già di 1.000.000. Ah, sì? Eh sì. Allora faremo 1.500.000. Se vinceremo anche domenica, le aumenterò lo stipendio. E adesso venga a visitare lo stabilimento. Non si potrebbe fare il contrario? Cioè? Adesso mi aumenta lo stipendio e domenica, se vinciamo, verrò a visitare lo stabilimento. Buona questa! Ma io non dubito della quarta vittoria, è come se Beso Miglioni più l'avesse già in tasca. Non è vero, Ingrassetti? Ah, certo. Beh, voglio fare contento anche lei. Aumenta anche a me? No, venga anche lei a visitare lo stabilimento. Qui è la gemma della nostra produzione. Uno psicofarmaco 10 volte più potente dei prodotti anfetaminici oggi sul mercato. Ah! Un prodotto che basta una fiala di queste per far correre un individuo almeno 2 ore. Ho capito. Una specie di purga. Ma no, mister, non fa correre mica in quel senso lì. Uno psicofarmaco, una specie di droga. L'hai presente l'hashish, la marijuana? Ah, quella che fa fare i sogni beati. Ecco, questo fa l'effetto al contrario. Ecco. Fa saltare, correre, scattare. Ah, ho capito. È come quando uno mette il pepe nel... dell'asino. Ah, bel colpo. Se lo lasci dire, mister, lei è un mago della stecca. Eh sì, io sono nato in mezzo ai tappeti verdi. I tappeti erbosi, voleva dire, i campi di gioco, no? Sì, i campi di gioco, stadi, bowling, sempre con la stecca in mano. Effettivamente la stecca in gergo sportivo è il bastone del comando. Ma sì. Lei debuttò giovanissimo come trainer. A 10 anni, trainavo l'aratro quando non ci imprestavano i buoi. Ha avuto un'infanzia poverissima il nostro, poi è andato al nord e si è dato al calcio. E fra 2 settimane si darà l'ippica. Chi ha parlato? Noi! Sono stati loro. No, niente, scherzavano. Stia tranquillo. Io dopo le 8 non ammazzo mai. Dai. Tocca a lei, sindaco. Smettila. 5 gol lo facciamo fra 2 domeniche. Boom! Senza boom, abbiamo Tonino. Ecco, ci siamo. Fra 2 settimane c'è il derby con Giandinetta. E quando c'è il derby succede sempre così. Con i 4 punti che ci date voi in Serie C ce ne andiamo. I 4 punti pigliate in te corna. Noi in casa fortissimi siamo. Voi giocate in casa e noi vinciamo fuori casa. Se voi vincete fuori casa, io mi faccio rapare a zero dal barbiere di Andemedda. Ci scappano anche le fucilate quando c'è il derby. Ma stavolta non sanno cosa li aspetta i signori di Andemedda. Non sanno chi è lei, caro mister. Per addizionare tutti i gol. Per fortuna non lo sanno nemmeno i signori di Pizzusicco chi sei. Venite, che qua troverete il mago, troverete. E fatemi fare l'esorcismo dal mago. E voi compratevi un quintale di ferro di cavallo. E voi compratevi una tonnellata di corna. E ricordati che un mago non può perdere assolutamente un derby. Stai tranquillo, non perdiamo. Figurati se perdo il derby, neanche se fosse una partita di calcio.
È una partita di calcio. Ah, sì? È l'una e mezza, io non ho sonno a quest'ora. Io sì, e vorrei andare a dormire. E dovresti andarci pure tu. Così fai due cose. Dici meno fesserie ed è un buon esempio ai ragazzi. Più esempio di questo. Dormo di giorno. Male. Ecco perché non dormi di notte. Dovresti fare una vita più regolata. Ricordati, mens sana in corpore sano. A proposito di mensa, vado a vedere se la cucina è aperta. È simpatico quel ristorantino, ma ce ne sono altri più belli. Io te li voglio fare conoscere. Siamo arrivati. Ci vediamo domani. Ciao. Sì, ciao, a domani. Ciao. L'1 e 35. Tonini è un elemento da Serie A, il punto di forza della squadra. Se va fuori forma lui è finita. Perché non gliene parla? A Tonino sarebbe inutile. E poi con quel bell'esempio che dà il mister ai giocatori. Per sfortuna anche il commento in questi giorni a Milano. A chi lo vado a raccontare? Al portiere. Signorina, non faccia la spiritosa. No, io intendevo il portiere della squadra, che poi è anche il nipote del sindaco. Il sindaco? Eh già, come sindaco è il rappresentante dei tifosi. Quindi gli sta a cuore la squadra. Purtroppo queste voci mi erano già arrivate all'orecchio. Naturalmente il nostro interesse per Tonino è di natura esclusivamente sportiva. Questo è inutile dirlo. Lo sappiamo tutti che Tonino è la punta di diamante della squadra. E se si spunta lui, allora è finita. Su questo siamo tutti d'accordo. A proposito, che mi dicevi tu ieri? Lo dicono in tanti a Pizzusicco. Io ti ho semplicemente riferito un'opinione che ho sentito in giro. Sembra che questa ragazza svedese non sia venuta qui per combinazione, ma di proposito. Oh. E non di sua iniziativa. Mandata qui da qualcuno, dice lei. Lo dicono i tifosi. Insomma, con il compito di bagnare le polveri al nostro cannoniere. I nostri cugini di Ghiandinedda sono capaci di tutto. Ma questo è un gravissimo illecito sportivo. Signor sindaco, bisogna denunciarlo alla Lega. Calma, calma, Ingrassetti. Per una denuncia ci vogliono delle prove. Apra, altrimenti va fuori onda. Contiene un microfono sensibilissimo. Lo nasconda pure dove vuole. Capita comunque le voci. Anche i sospiri. Ora tocca a lei, Ingrassetti. Le sorti della schiappa sono nelle sue mani. Bene. Tonino, tu devi girare, hai capito? Girando tu, gira tutta la squadra. Dico bene, Baldinotti? Certo, mister. È proprio così. E se anche oggi la squadra gira, la quarta vittoria consecutiva non ci scappa ciò. Bravo. Se fossi in te non me la farei scappare domenica prossima la vittoria. Ricordati che il tuo prestigio dipende tutto dal derby. Tu pensa al derby, Ingrassetti. Ragazzi, buon giramento a tutti quanti. Grazie. Quando l'hai ricevuta la lettera? Arrivando al campo, me l'ha data un ragazzo. Ma sei sicuro che la scrittura è la sua? Mi pare. Io solo un'altra non ho ricevuto. Quella da Segesta. E confrontale. Non l'ho più trovata quella lettera, devo averla perduta. Ma che ti dice? Vuoi sapere che mi dice? Senti, senti. Caro Tonino, quando riceverai questa mia, sarò già partita. Sono arcistufa di te. Tra tutti i ragazzi cretini che ho conosciuto, sei il primo assoluto in classifica. Greten. Vi prego, lasciatemi andare via. Fra 5 minuti incomincia la partita. Comincia la partita? Lei fra mezz'ora sarà in prigione a Catania. Ma le ho già detto che io non so niente di questa storia. Ah, non sa niente. Dunque lei è proprio innocente. Ma guarda un po'. Questo pacchettino è stato trovato nella sua camera d'albergo nascosto sopra l'armadio. Lei è una ladra. Thank you.
non girano. E se è fatale, signor, non gira Tonino, non gira tutta la squadra. Ma proprio oggi gli doveva girare di non girare a Tonino. Non ti preoccupare, questo non è un derby. Anche un mago può perdere una partita qualunque. Ma quale partita qualunque? Se perdo questa, perdo 500.000 di più al mese. Ma no. Ma sì, non ti ricordi l'aumento? Io non devo ricevere nessun aumento. E non mi girano. E non mi girano. A me pareva che ti girassero. Era un quarto d'ora da riposo. Andiamo bene. Questa partita non la vincerebbero più nemmeno i due a cacca. Vedrai KK. Vedrai che ti fai in un quarto d'ora KK. Una cosa per il mal di testa. Ma lei sa che prodotto vuole? Credo che sia in quello scaffale lassù. Ecco. Di queste. Eh sì. Da usare esclusivamente negli stati di gravidanza. La gravidanza dà il mal di testa. Ma come si fa? Su, coraggio ragazzi, non è niente. Andate a prendere una bella tazza di tè. Su, avanti, avanti. Chi vuole ci può mettere anche il limone. Su, su, anche voi, aiutateli, aiutateli che nel secondo tempo vinceremo. Su, forza, forza. Schiaffe, 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 schiaffe. Girano i grassetti, eh? Girano, eh? Vedo, vedo. Roba da maghi. Oh. Aio mamma, aio mamma. Gli è bastata una parola del mago nell'intervallo e vincerono 4-2. Oggio mamma. Che succede? Che c'è? Ma perché si buttano tutti per terra? Perché? Te lo dico io che è successo. Hanno avvelenato la squadra! No. Presto all'ospedale, lavanda gastrica! I ragazzi sono tutti fuori pericolo. Li hanno presi in tempo, grazie al suo intuito. Ho intuito mettendo in relazione l'accaduto con il complotto di cui le parlavo. Già, lei quindi sospetta di qualcuno. Certamente. E si tratta di una ragazza svedese che occupa la stanza numero 6 dell'albergo. E lei? Mi dica, ha mai visto per caso questo pezzo di carta? Certo che l'ho visto. C'era incartato il microfono, quello che ho nascosto sopra l'armadio. Mia figlia è una ragazza sincera. Quello che dice è la verità. Non ha consegnato nessun pacchetto al signor Ingrassetti, contenente microfono o altro. Non ha fatto nessuna telefonata ai carabinieri, tanto per precisare. Tutto è chiaro come il sole. Qualcuno ha tessuto una diabolica trama per farci perdere la partita. Facendo crollare il morale di Tonino, che è un ragazzino, beh, insomma, un fiulet molto sensibile. Forse non riusciremo a scoprire chi ha avuto l'idea, ma ci basta conoscere l'esecutore. Lei, Ingrassetti. Io? Inutile negare, le prove la schiacciano. Lei dalla Schiap riceveva onori e prebende. Percepiva un lauto stipendio e come ci ha ripagato? Facendo la quinta colonna. Lei mi denigra e mi accusa ingiustamente. Io ho consacrato la mia vita alla squadra. Ho passato notti insonni. Lo domandi al mago. Dai, parla, di qualcosa. Parla. Per me è innocente. Lei cosa ne sa? Lo sa, lui sa tutto, è un mago. Basta, non dica più sciocchezze, Ingrassetti. Cosa c'entra un mago della sfera con quelli che indovinano con la sfera di cristallo? Eppure io ho le prove che Ingrassetti non è colpevole. Come ha definito questa trama? Diabolica. Per essere diabolica deve essere anche intelligente, giusto? Giustissimo. Ebbene, io che ho vissuto a lungo con Ingrassetti, posso garantire sul mio onore che egli è incapace di concepire qualcosa di intelligente. Guardatelo.
Ma vi sembra intelligente? Ma io posso concepire questo ed altro. Vede, vede Ingrassa che lei finisce con l'autoaccusarsi? Se permette, commendatore, I suoi tentativi di difesa sono grossolani e puerili e confermano le sue colpe. Lei è licenziato. Licenziato? Licenziato in tronco, capisce? Lasciato via così, come un malfattore, come un ladro, senza liquidazione. Ma non finirà così. Se ne accorgeranno domenica al derby, che è il vero mago della sfera. Sarà l'ora della verità. Sarà la mia vendetta. Fatemi dirigere la vostra squadra domenica prossima e io ve la guiderò alla vittoria. Come? Il segreto è fermare Tonino e io so come fermarlo. Anche noi lo sappiamo. Ci pensa Papuzzo. Chi è Papuzzo? Uno dei nostri. Un francobollatore? Impiegato alle poste, ma non mi risulta che timbra i francobolli. Intendevo dire, è uno specialista del marcamento? No. Del ciaccamento. Prego? Papuzzo ciacca Tonino e lo mette fuori uso. Gli rompe una gamba. Ma questo non è sportivo. Quando c'è il derby con quelle di Pizzusicco, noi di Chiandinetti abbiamo solo una parola d'ordine. O vittoria o morte. Però avete scelto una soluzione sbagliata. Se Papuzzo ciacca Tonino, l'arbitro lo espelle e la Schiappe fa entrare in campo il tredicesimo. Non sarà un asso come Tonino, però è sempre un giocatore in più. E noi, anche con un giocatore di meno, contro la Schiappa vinciamo lo stesso, se non c'è Tonino. E se non lo ciacca? O lo ciacca male e l'arbitro lo espelle lo stesso per gioco scorretto, eh? Lo ciacca Santino. E chi è? Il ciaccatore di riserva. Bravi, bravissimi! E così l'arbitro espelle anche Santino. E poi con due giocatori in meno, cosa fate, eh? Eh? E tu, come faresti? Ecco, io faccio entrare in campo un terzino in più con il numero 11 e lo schiero all'ala sinistra e lo metti su Tonino insieme allo stopper con il libero in seconda battuta e quando si muove più Tonino. Perfetto. Ha ragione lui. Se l'arbitro ci espelle Papuzzo e Santino, fottuti siamo. E allora? Bisogna fare in un altro modo. Giandinetta. Ricordatevi, ragazzi, quando c'è il derby con quelle di Giandinetta, noi di Pezzosecco abbiamo una sola parola d'ordine: vittoria o morte. Eccolo qui, il nostro mago, Mr. KK. Naturalmente il nostro mago le minga in vendita, eh. Posso fare un sacrificio per il Tonino, ma il mago me il tegni. I signori sono i rappresentanti della Juventus, dell'Inter e del Milan. Sono venuti a visionare il Tonino. A proposito, dov'è il Tonino? L'ho aspettato in albergo fino alle 2, avevamo appuntamento a 1. E a 1:15 è uscito di casa e nessuno l'ha più visto. Poi dici, l'avranno mica rapito. E che ne so? Fra un minuto io fischio l'inizio. Lei può fischiare pure la Ida, qui se non salta fuori Tonino la Schiappa e non entra in campo. E io do partita di vinta alla Chiandanedese, 2-0 per forfè. Andiamo ragazzi. Ma regolamento, mister. Ma qual è il regolamento? Io lo prendo e gli stacco il collo. Non si deve saltare fuori Tonino. Guardate chi c'è. Ma cosa fa l'Ingrassetti con quelli? Parmise è passato al nemico. Ah sì. Ebbene, Ingrassetti, cos'è questa novità? Tanto perché tu lo sappia, oggi ci saranno due maghi. Uno falso e l'altro vero. Oh. E quello falso riceverà una lezione da quello vero. Lo so che ce l'hai con me. E chi sarebbe il mago vero? Io. Egregio commendatore, per questo incontro ho preso le redini della Ghiandinettese. Oggi non sono l'esecutore. Sono il cervello! Ah, l'ha fatto rapire lui, Bradbury Sheldon Ingrassetti. E poi va parlando di veri e di falsi maghi. Vorrebbe dare una lezione a me, bella prodezza, lui che sequestra i giocatori. A questo punto sarei mago anch'io. Scusi, mister, ma lei non è mago? Certo che lo sono. Sono diplomato in astrofisico chiaroveggenza e autorizzato dalla questura. Ma non si preoccupi, commenda. Oggi la Schiappa vincerà lo stesso. Parola di mago. Andiamo, Barilotti! Prego, mal di noti.
Avevi ragione tu. Ciaccare a Tonino era sbagliato. Paura per Tonino, finita la partita sarà libero. Ah, no. Come mai non è sceso in campo? E lo vuoi sapere da noi? Domandalo a quelli della schiappa. Io a voi lo domando. Dov'è Tonino? Terribile, hanno fatto rapire Tonino. Sei stato tu, traditore e vigliacco. Io? Tu hai preso il timone in mano. Sei il cervello della squadra. Ti giuro che non so niente. Vattene, non ti credo. Devi credermi. Non so dove l'hanno nascosto, ma io lo scoverò. Te lo riporto qui prima del riposo. Intanto voi chiudetevi in difesa. Fate il catenaccio. Vai! Fate scendere in campo il tredicesimo, chiaro? Se entra il tredicesimo, Tonino non può più giocare. Ma se qualcuno si ciacca? Nemmeno se ciaccano tutta la squadra. Chi sono i nostri? Ma già, i signor Ostrega. Scusami. E che guardi? Tu corri, sei libero. Vai, vai! Finché non arriva Tonino, capito? Vai, sì, su, mister. Su! Ragazzi, tutti in difesa! Finché non arriva Tonino, ordini del mago! Passa la voce! Fate il catenaccio! Mettete la saracinesca alla porta! Chiudete i cancelli! Barricatevi! In confronto il muro di Berlino deve sembrare la passeggiata archeologica! Ecco, mi ha gadato a moglie del custode, ma a cosa serve? Lo so io a cosa servono. Ecco. Bagalù! A chi? Bagalù! Sì. Olio, zolfo, petrolio, abracadabra! Mannaggia, mi sono dimenticato le parole. E ora? Ma funzionerà lo stesso. Portami da Don Alfio, presto!
Ma che mi dici? Io non l'autorizzai. Male, figlio. Vieni con me. Turi da Munini. Sai, non ce la fa, bisogna far entrare il numero 16. Via, 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 via! Perché non fa entrare il tredicesimo? Siamo 10 contro 11, non capisco perché non lo fa entrare. Tonino! Presto, presto! Sali! Avanti! Quei dei, senta, ma chi crede di essere? I Valcareggi? Ma come, perdiamo 3-0 e lei si permette di lasciare in panchina il tredicesimo, di giocare con uno in meno? Ma sei un mago, signore. I maghi si sanno i loro sistemi. Ma quale mago? Mago in astro chiaro, psicovegenza, l'ha detto lui? Io sono il mago e faccio quello che mi pare. E il tredicesimo non entra. Sì, io sono il padrone e il tredicesimo entra. Non entra. Entra. Non entra. Te lo dico io che entra. Le ho detto che non entra. Vedremo. Che ore sono? Le 3.35. Deve essere cominciato il secondo tempo da una decina di minuti. Addio, ha fatto entrare il tredicesimo. Meno male, non è entrato, spogliati. Ehi tu, dai la maglia a Tonino. Arbitro! Entra il numero 13. No, e che volete giocare in 12? Ma no, il numero 13 è già entrato, eccolo là! Segnato. E come no? Siamo passati in vantaggio, ciò! 2-1! Ma che dice 2-1? 4-3! E a pensare che alla fine del primo tempo si perdeva 3-0! E in un quarto d'ora del secondo tempo abbiamo segnato 4 gol! Sì, li ha segnati il mago, tutti e quattro! Sei un gran mago! Non ha resistito all'emozione! È bravo il mago, eh? Un tale fenomeno, non mi dicevi niente. Non lo sapevo. Non lo sapevi? Certo che non lo sapevo. Non ho mai tirato un calcio in vita mia. Scusami, ingrassate. Mister! Ma
capito il mago. Sa cosa ci dico? Per me lei è un po' scarsetto nel gioco di testa. E chi se l'aspettava? Mago. Bravo! Sappiamo che lei è conteso da Juve, Milan e Inter. Le loro offerte sfiorano il miliardo. Io le accetterei tutte e tre. Guarda che non ti puoi tesserare per tre società. E allora deciderò dopo aver parlato col mio allenatore personale, Mister Ingrassetto. E chi è? Sei un gran mago anche lui, vero parolo? Ci dica qualcosa anche lei. Arrivederci in azzurro ai mondiali di Monaco. Faranno un tandem lui e Riva. Guarda che io in bicicletta non ci so andare. Ehi, arrivederci! Oh, guarda! Accompagno Gretel in Svezia! Ciao! Ciao! Buon viaggio e divertetevi! Ciao! Buon viaggio! Ciccio, ma che partiamo tutti? Beh, il film è finito. Ma come, era un film? Ah, ma perché veramente ti credevi?